Ciao a tutti, benvenuti nel mio nuovo video. Allora, stamattina porridge con mirtilli, more rosse e il mio solito cappuccino. Dopo aver fatto colazione mi dedico subito alla pulizia del bagno e ho acquistato l'ace vicinetta con i brillantini, però ragazzi non mi piace, infatti non vedo l'ora che finisce, emana una puzza, gli dice profumato. Vabbè, a me non piace, non lo riprenderò mai più. E poi sto usando lo smack con candeggina. Mi aiuto, come avete state vedendo nel bidet, i bordi della rubinetteria con lo spazzolino, uno spazzolino vecchio, però con le setole mi facilito a fare proprio bene i bordi. E poi niente, vado di straccio e pulisco il bagno. Scracchio e quindi esce ancora molto molto più lucido. Per il vetro uso l'Actifibre, io lo utilizzo senza detergente e veramente lo specchio esce brillante, proprio pulito e anche senza un filo di alone, quindi ve lo straconsiglio, top. Per la pulizia del mio divano uso l'aspirapolvere, questa qui della Proscenic, mi trovo veramente benissimo e aspira proprio tantissimo. Questo divano non è sfoderabile, quindi lo devo lavare proprio con straccio. Non uso il vaporetto perché una mia amica ha usato il vaporetto e sono rimaste le macchie sul divano, quindi vado solamente di aspirapolvere e di straccio in microfibra e lo lavo. Poi vabbè, la sera quando si mettono i bambini metto il lenzuolino sopra, cerco di proteggerlo in questa maniera. Finora non ho nessuna macchia e meno male. Lo lavo solamente con detergenti proprio naturali, tipo lo svelto dei piatti. Non ci metto proprio più nulla perché veramente ho paura di rovinarlo. Una volta a settimana sposto il divano perché i miei figli mi buttano di tutto, infatti questo adesso lo chiama il suo garage personale, ci butta macchinine, giochi, matite, ragazzi c'è proprio di tutto. E poi da quando ho sempre le finestre aperte veramente mi si accumula un sacco di polvere in questa sala, ma proprio tantissima.
E niente, la stessa cosa vado a pulire con l'aspirapolvere Proscenic e poi faccio il dietro del divano solamente con straccio di microfibra e solamente con un pochettino di qualche goccia di svelto e basta, solo quello utilizzo. Per lavare a terra uso la lavapavimento, questa qui della Tinico, e mi trovo veramente benissimo, ve la straconsiglio. All'interno del serbatoio dell'acqua ci ho messo un tappino di Bref color rosa. Non potete immaginare il profumo che ho nella mia sala, è veramente profumato. Come vi avevo detto prima, per il lavaggio del divano uso straccio di microfibra e acqua e poche gocce nel secchio. Solo in questa maniera riesco a ottenere ottimi risultati sul mio divano. La pulizia dei mobili, perché oggi faccio la pulizia molto più a fondo nella mia sala, uso sempre lo straccio qui in microfibra e detersivo dei piatti nell'acqua. I miei mobili escono veramente lucidissimi e vengono sgrassati per bene. Infatti, con una sola passata, riesco a togliere le manate che fanno i miei figli, che ne fanno miliardi di manate. Sempre con lo smac con candeggina vado a pulire i bordi della finestra,
Sono venuti veramente bianchissimi, avevo un po' di giallo e mi ha tolto proprio il filo di giallo. È veramente efficace questo prodotto. Lo stesso per il vetro, utilizzo lo straccio di microfibra e di Actifibre, quello per vetri della Vileda. Veramente non lascia un filo di alone, non smetterò mai di dirlo, perché prima facevo straccio di microfibra e panno di cotone e quindi andavo ad asciugare il vetro. Invece con questo non c'è proprio bisogno di asciugare il vetro. E niente, dopo aver fatto alcune pulizie, mi dedico alla pulizia del pavimento, utilizzando sempre l'Atinico. All'interno dell'Atinico ci ho messo il detersivo, sempre quello della Bref. Ve lo straconsiglio, è un prodotto lo stesso, non lascia aloni e sgrassa anche bene per terra. Allora, mi sono dovuta fermare perché mi sono fatta la sala più a fondo. Solo che ho lavato il primo vetro, però visto l'orario dovevo lavare i vetri, quelli più in alto che stanno vicino al divano, però li faccio più in là, non faccio niente perché oggi sono veramente stanca. E niente, mi sono lavata il bagno, quelle camere giù, l'altro bagno, ho messo le robe a posto, ma stop, basta casa. Mo sto iniziando a preparare il pranzo. Ho tritato delle zucchine, cioè tritato, tritato però con questo, un filo d'olio, aglio, per me perché sto a dieta, e invece nella friggitrice ad aria sto facendo il pesce gratinato. Ai bambini ho messo la pastina, le conchigliette, questa qua, perché la pasta grande non tanto la volevano oggi, per il fatto quella, che scienza, hanno messo il tavolo, vabbè. E poi ho fatto un impasto, e lo c'è già per stasera, e l'ho messo qua, questo devo buttare, l'ho messo già a lievitare, quindi stasera non ho pizza focaccia, niente di che. Volevo andare in piscina, ma non lo so se riesco. Ah, Madonna, e dai, ma levatemi però le cose. Madonna, mi vuole, io non lo so, va. È una cosa di continuo qua. È una cosa di continuo, vabbè. Mo' oggi porto pure i giochi giù, glieli tolgo qua dalla cucina perché, dicevo, prendono i giochi, me li buttano a terra, non ci giocano, che stanno a fa', giusto per il gusto di buttarli a terra, no? E quindi mettiamo giù. E niente, oggi fa un caldo, qui c'ho 30 gradi, è veramente caldo, 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 caldo. Boh. No, mi faccio una tazzina di caffè, me la voglio mettere un po' nel congelatore, me la voglio shakerare con il latte d'avena che ho preso. Quindi per oggi pomeriggio una merenda veloce con le 10 mandorle e basta. Vabbè, mo' continuo a pulire. Mi sono data una lavata a terra veloce con l'Atinico, mi sono lavata pure la scala. E mo', cioè, sono veramente oggi stanca. Non do più la prima bustina di colace perché sto proprio giù, e vabbè. E niente, finisco di cucinare e poi puliamo la cucina. Oggi giornata di pulizia e dopo la cucina stop, stop, stop.